Manifestazione in Piazza Aranci contro il Green Pass, richieste le dimissioni del ministro Speranza. In arrivo a Carrara dalla regione oltre 200.000 euro in aiuto delle famiglie per il Covid. Continuano le indagini sulla morte di Daniele Rebecchi, la salma resta a disposizione dell'autorità giudiziaria. Assediata da un cinghiale a Podenzana, l'animale non riusciva a trovare vie di fuga. Buonasera a tutti voi che ci seguite da casa, ben ritrovati al consueto appuntamento dell'informazione curato da Antenna 3. La stazione di massa del soccorso alpino e speleologico toscano è intervenuto nel primo pomeriggio per soccorrere un escursionista sulla cresta degli Uncini in compagnia della fidanzata. Mentre stava scendendo dalla vetta del monte è scivolato per circa 10 metri procurandosi un trauma alla tibia. Sul posto si sono diretti il medico ed un infermiere della stazione di massa. Una volta stabilizzato è intervenuta la Pegaso 1 che ha proceduto al recupero dell'uomo che è stato trasportato a Cisanello. E come avete sentito dai titoli, manifestazione in Piazza Aranci per dire no al Green Pass. Tra i partecipanti non mancavano i Novax, molti di loro addirittura senza mascherina. Vediamo. No al Green Pass, il decreto sta scatenando in tutto il paese dibattiti e moti di protesta che stanno confluendo in manifestazioni spontanee autogestite da gruppi ed associazioni. Così come in tante piazze italiane, oggi a Massa in Piazza Aranci è stata organizzata una manifestazione dal gruppo Rivoluzione Allegra. Tra i presenti non potevano mancare i Novax e i Nomask, ovviamente senza mascherina addosso. Tra le principali richieste dei partecipanti c'è l'abolizione di misure restrittive nei confronti delle persone e di tutti coloro che hanno scelto di non vaccinarsi, la modifica del Recovery Fund, promozione a livello televisivo di un dibattito pubblico scientifico. Non solo, le critiche al governo non sono mancate, in particolare l'Associazione Allegra chiede le dimissioni del Ministro della Salute Roberto Speranza. È responsabile di tutte le attività del suo Ministero, affermano, venga quantomeno processato. In Piazza Aranci quest'oggi c'era anche chi alzava la voce per un referendum popolare per procedere all'elezione di una nuova assemblea costituente. La loro idea quindi è quella che con il Green Pass e con le varie misure governative venga scavalcata la Costituzione. La cosa certa è il desiderio che ciascuno di noi torni ad una vita normale. E a Carrara in arrivo oltre 200.000 euro in aiuto delle famiglie colpite dal Covid. Un'iniziativa nata in collaborazione con la Regione Toscana, cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo. Se ne è occupato per noi Rocco Lanza. A Carrara in arrivo altri 293.400 euro per venire in aiuto alle famiglie carraresi colpite dal Covid. La somma, stanziata in collaborazione con la Regione Toscana grazie al Fondo Sociale Europeo, sarà utilizzata per sostenere i nuclei familiari nel pagamento del canone di locazione. Il bando, che verrà pubblicato la prossima settimana con l'indicazione dei criteri e le modalità di presentazione della domanda, è dunque finalizzata all'erogazione dei contributi a favore dei soli lavoratori dipendenti autonomi, che in conseguenza dell'emergenza Covid-19 hanno cessato, ridotto, sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro e hanno avuto una diminuzione del reddito del nucleo familiare in misura non inferiore al 30% rispetto alle corrispondenti mensilità dell'anno 2019 e riferita al periodo gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio. In questi casi potrà essere corrisposta una somma fino a un massimo di 5 mensilità riconducibili al periodo di effettiva riduzione del reddito del nucleo familiare. Si tratta di risorse importanti che si vanno a sommare a quelle già messe in campo da queste amministrazioni e che potranno aiutare le famiglie più duramente colpite dal Covid nel sostenere un canone di locazione o sanare eventuali morosità, ha dichiarato l'assessore alle politiche sociali Anna Lucia Galleni. I criteri per accedere si rifanno ad una serie di indicatori, quali ISE, numero ed età dei minori presenti nel nucleo, numero dei soggetti con invalidità pari o superiore al 67% nel nucleo o con accertamento di handicap. Questa iniziativa è alternativa e non contrasta il bando per il contributo affitto che sarà pubblicato con le tradizionali modalità e comunicazioni non appena la Regione emanerà i criteri omogenei.
Continuano le indagini sulla morte dell'artigiano massese Daniele Rebecchi, deceduto lo scorso mercoledì. La salma resta ancora a disposizione dell'autorità giudiziaria. Ascoltiamo tutti i particolari. Continuano senza sosta le indagini sulla morte di Daniele Rebecchi, l'artigiano massese deceduto mentre stava lavorando nel capannone di Viale Zaccagna Marina di Carrara. La salma resta momentaneamente ancora a disposizione dell'autorità giudiziaria in attesa che venga effettuata l'autopsia. A portare avanti le indagini è il pubblico ministero Alessia Jacopini, mentre le funzioni di polizia giudiziaria sono affidate agli uomini dell'unità funzionale di igiene, sicurezza e prevenzione sui luoghi di lavoro guidata da Domenico Gulli. Sia il PM che gli uomini dell'unità funzionale ieri sono andati avanti con tutti i rilevamenti sul luogo dell'incidente per cercare di chiarire cosa sia accaduto. Daniele Rebecchi era amministratore unico della propria società, la RDSRL, e mercoledì mattina, assieme a un suo dipendente, stava lavorando sul tetto del capannone che si trova nell'area Gaspari Menotti ad Avenza. Erano circa le 7.50 e l'artigiano stava lavorando sul tetto del capannone quando è cascato attraverso un lucernario e si è schiantato al suolo dopo un volo di circa 15 metri. Quello che manca ancora è la chiarezza di alcuni punti della tragica vicenda. Al momento dell'incidente Rebecchi aveva l'imbarco di sicurezza, ma per i tecnici dell'ASL intervenuti sul posto non è chiaro se questo fosse assicurato o meno. Nel frattempo, in questi giorni non ci sono state solo le reazioni della politica alla morte di Daniele Rebecchi, ma anche tanti piccoli e grandi gesti di solidarietà nei confronti dei tre figli e della compagna. Un esempio su tutti è quello di molti lavoratori che giovedì hanno aderito allo sciopero generale di 2 ore proclamato da CGIL, CISL e UIL e hanno poi anche deciso di devolvere parte dello stipendio alla famiglia. L'associazione Grig Presidio Acquane negli ultimi mesi ha completato un'attività di osservazione di progetti di cava in valutazione presso il settore via del Comune di Carrara in qualità di portatore dell'interesse diffuso per la salvaguardia del paesaggio e dell'ambiente. Dai controlli eseguiti dall'associazione sono risultate cave in assenza di autorizzazione paesaggistica, altre che risultano aver realizzato opere permanenti in assenza di concessione e altre ancora che utilizzano acque pubbliche senza concessione di settore. A questo proposito chiedono un intervento da parte dell'amministrazione. Forza Italia Massa Carrara non rinnova la tessera a Roberta Dei, Mauro Rivieri e Mario Cipollini. Ad aprile 2021 anche il nuovo coordinatore regionale Massimo Malegni si è trovato costretto a negare agli ormai ex azzurri la possibilità di tesseramento in Forza Italia. Il nostro è un partito moderato e liberale, hanno dichiarato i forzisti, e per aderirvi bisogna sposare almeno i suoi valori fondati riportati nel regolamento adesioni. Il garantismo rappresenta un caposaldo del nostro partito. Il presidente dell'associazione Cerbaia, Nino Ianni, che gestisce in convenzione con il comune di Massa il parco in memoria di Ricortola, ha scritto una lettera al sindaco Francesco Persiani per evidenziare lo stato di abbandono del parco stesso. L'associazione non è in grado da sola di intervenire a livello economico, viste le poche risorse a disposizione. A questo proposito richiede un intervento da parte dell'amministrazione quanto prima per risolvere la questione. Ci fermiamo adesso per la pubblicità, tra poco. Bella, ma... Da revisionare. Non preoccuparti. Apuana Speedy è il centro revisioni per veicoli fino a 35 quintali, ciclomotori, scooter e motoveicoli. Controlli accurati con servizio totale su carrozzeria, officina, gommista, elettrauto. Unico centro autorizzato nel rilascio del bollino blu. Posso fidarmi? Tranquilla. Prezzi chiari, personale qualificato, preventivi e pre-revisione gratuita. E tutto in 30 minuti, con revisione dei ciclomotori di qualsiasi cilindrata. Prenotate subito in una delle officine autorizzate o al centro revisioni autoveicoli Apuana Speedy, via Zara 810, Marina di Massa. A
Abbatti i tuoi schemi. Non seguire le mode. Guarda oltre l'apparenza. Scegli il tuo futuro. Scegli l'auto che non c'era. Nasce la prima Mazda full electric. Scoprila presso la concessionaria Fratelli Andreazzoli a Massa e provala nell'esclusivo test drive di 48 ore. Drive together. MX30 tua da 189 euro al mese con Mazda Rent. Parliamone in Villa. Il talk show di Villa Bertelli a Forte dei Marmi torna nella sua seconda edizione con un avvincente cartellone capace di portare alla ribalta libri di qualità, ma anche personaggi conosciutissimi e cari al grande pubblico della televisione e dello spettacolo. La location è sempre quella del Giardino dei Lecci, suggestivo salotto in mezzo alla natura curato da Vannucci Piante. Radio Partner, Radio Bruno Toscana. Ci spostiamo adesso a Podenzana, come vi avevamo annunciato nei titoli, è stata assediata da un cinghiale perché non riusciva a trovare vie di fuga. Un'emergenza, quello della Lunigiana, che fa alzare la voce a Coldiretti. Ascoltiamo tutti i dettagli. Assediata da un grosso cinghiale inferocito perché non riusciva a trovare una via di fuga. È questo il drammatico racconto di Donatella Visconti, imprenditrice di Podenzana. Sono all'incirca le 19 di mercoledì scorso, quando la donna raggiunge la casa della sua famiglia in Lunigiana. Appena arrivata, riferisce, sono scesa in cantina. Quando mi sono avvicinata nel locale antistante, ho sentito dei forti rumori e mi sono accorta che c'era un grosso cinghiale che, trovandosi intrappolato nel locale semiaperto, sbatteva contro ogni cosa che lo ostacolava. Terrorizzata, non sapendo cosa fare, mi sono rifugiata all'interno della cantina e ho chiuso la porta. Per fortuna, l'animale, dopo un lungo agitarsi, ha trovato una via di fuga ed è scappato. Si tratta di una vicenda che riporta in primo piano il problema della proliferazione incontrollata dei cinghiali, un fenomeno che riguarda buona parte dell'Italia ed è particolarmente grave in Lunigiana, dove i cinghiali minacciano e danneggiano le coltivazioni, ma si avvicinano sempre più a case e persone. Sull'emergenza, Coldiretti Massa Carrara ha presentato nei giorni scorsi, tramite la presidente provinciale Francesca Ferrari e il direttore Alessandro Corsini e il prefetto Claudio Ventrice, un documento in cui si chiede che la regia complessiva delle azioni di contenimento e prelievo siano affidate al prefetto in quanto competente per la tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza. Vediamo adesso chi sono i festeggiati di questa sera. Il festival sinfonico, giunto alla sua 28esima edizione, previsto nel parco della seicentesca Villa della Ricchiosa a Massa. Il festival si caratterizza, come al solito, per la varietà nei programmi dei quattro concerti, con un repertorio che cerca di aprirsi alla molteplicità e alla diversità degli stili. Il concerto d'apertura del 28 luglio vedrà protagonista il clarinettista Gabriele Mirabassi, uno tra i più interessanti ed eclettici artisti italiani, accompagnato dalla validissima pianista massese Gioia Giusti. Questa sera alle 20.30 e domani alle 16.30 andrà in onda lo speciale dedicato a Laura Pepe, che venerdì 9 luglio nel giardino di Villa Bertelli ha presentato il saggio pubblicato dalla Terza ad ottobre nel 2020 dal titolo La voce delle sirene, i greci e l'arte della persuasione. L'appuntamento, condotto da Alessandra Cenci Campani, era inserito nella rassegna L'altra villa del cartellone estivo di Villa Bertelli.
Laura Pepe insegna diritto greco all'Università di Milano ed è autrice di numerosi testi. Sul palco con lei la professoressa Domitilla Campanile, docente di storia romana all'Università di Pisa. Un incontro nel corso del quale si è parlato del mondo antico partendo da Omero. Le due docenti universitarie hanno fatto numerosi parallelismi tra la Grecia di quasi 2500 anni fa e i giorni nostri. Una serata interessante ma anche divertente che ha coinvolto il molto numeroso pubblico presente. Lo speciale è curato da Alessandra Cenci Campani. Ultimi appuntamenti per la quinta edizione della White Carrara Downtown, l'evento di intrattenimento culturale inserito nel progetto Carrara Città Creativa UNESCO, che attraverso molteplici iniziative intende far scoprire il fascino del territorio apuano. Domani, 25 luglio, serata conclusiva della manifestazione, si parte con il musical Sotto le stelle di Claxon Beauty in Piazza Alberica alle ore 20:30 e poi alle 22:45. E ritorna la pasta asciutta antifascista per ricordare la caduta del fascismo il 25 luglio del 1943. Appuntamento domenica 25 luglio alle 12:30 al Museo Audiovisivo della Resistenza presso il Circolo Edoardo Bassignani. Per questa sera è tutto, non ci sono altre notizie, a seguire le previsioni meteorologiche curate da Paolo Ronini. Non mi resta che augurare a tutti voi una splendida serata e una buona domenica. Arrivederci. Il meteo è presentato da Brico Center Massa, il tuo vicino di fare. Buonasera e ben ritrovati a Meteo Weekend. Dopo la fase, lo ricorderete, temporaneamente instabile di metà mese, l'alta pressione è tornata in cattedra. E osservando i dati misurati dalle stazioni meteo, notiamo sì temperature in aumento, ma un caldo non particolarmente elevato, quantomeno per quanto riguarda i singoli dati. Ancora una volta però la differenza la fa l'associazione fra temperature e elevati tassi di umidità. Infatti l'alta pressione di matrice nordafricana è quasi sempre associata, come in questi giorni, ad elevati tassi di umidità, dimostrazione anche di quella cappa di nuvolosità bassa e stratiforme che si presenta fra la costa e le colline apuane. Quindi ecco che a fronte di valori, come dicevamo, non particolarmente elevati, il disagio fisiologico per l'afa è decisamente alto, in particolare nelle ore centrali e poi tardo pomeridiane e serali, quando appunto i tassi di umidità raggiungono il valore massimo sulla fascia costiera. Il nostro quadro sinottico ci mostra molto bene questo promontorio di alta pressione nordafricana che si estende sul Mediterraneo centro-orientale, incluse le nostre zone. È un'alta pressione però che ha le ore contate, verrà infatti insidiata e poi indebolita da una saccatura atlantica, quindi la propagine di un'area di bassa pressione che attualmente vediamo al largo del Portogallo, ma che nelle prossime ore, in particolare da domenica in avanti, si avvicinerà, farà ingresso sul bacino del Mediterraneo e andrà appunto ad indebolire il campo anticiclonico. Gli effetti sulle nostre zone sembrerebbero essere abbastanza marginali, comunque ci sarà l'occasione per un graduale calo termico ed anche dei fenomeni di instabilità, specialmente fra lunedì e martedì. Passiamo alla previsione per domenica, giornata che ci mostrerà i primi segnali più decisi di un cambio di circolazione. Infatti la nuvolosità si farà più compatta, al mattino avremo un cielo parzialmente nuvoloso per nubi alte e stratificate, quindi in prevalenza velature lungo la costa, degli addensamenti più compatti li ritroveremo a ridosso dei rilievi, soprattutto nella seconda parte della giornata tra l'Appennino e l'Alta Lunigiana. Ecco, su queste zone non è nemmeno da escludere qualche breve piovasco, eventualmente accompagnato da sabbia del deserto che, a causa della ventilazione di scirocco, sarà presente in sospensione in atmosfera.
Le temperature minime in ulteriore rialzo, quindi una nottata piuttosto calda e afosa, le massime perderanno qualche grado anche a causa della maggiore nuvolosità, comunque su valori ancora elevati e con caldo afoso. La ventilazione, abbiamo detto, ruota scirocco a sud-est, debole o moderata con dei rinforzi a metà giornata lungo la costa e il mare passerà da poco mosso a mosso, specie al largo. E come accennato ad inizio puntata, i primi giorni della prossima settimana saranno caratterizzati da un temporaneo indebolimento dell'alta pressione sotto correnti più umide e relativamente più fresche di origine atlantica. Lunedì avremo una nuvolosità spesso intensa, eventuali deboli precipitazioni saranno prevalentemente confinate nelle ore pomeridiane sulle aree montuose e sull'alta lunigiana. Più instabile invece martedì, quando transiterà una perturbazione sull'arco alpino, ma che interesserà marginalmente anche le nostre zone, quindi avremo occasione per rovesci sparsi, localmente anche qualche temporale, ancora una volta fenomeni più probabili ed intensi avvicinandoci alle aree montuose. Il tutto con una ventilazione sostenuta di scirocco e temperature che, seppur in ulteriore diminuzione, saranno ancora accompagnate da elevati tassi di umidità. Un cambio di circolazione di nuovo lo avremo da mercoledì in avanti, quando pare probabile una nuova graduale rimonta dell'alta pressione, questa volta di matrice azzoriana, quindi dovrebbe garantire da mercoledì giovedì in avanti il ritorno a tempo stabile ed abbastanza soleggiato e con temperature un po' più gradevoli, quantomeno con un abbassamento dell'umidità, come da tradizione dell'anticiclone azzoriano. Comunque, per tutti gli aggiornamenti vi rimando al sito internet www.meteoacquane.it, dove potete trovare i dati in tempo reale, i bollettini e quant'altro. L'appuntamento televisivo torna venerdì prossimo, vi auguro una buona serata e un buon fine settimana. Il meteo è stato presentato da Brico Center Massa, il tuo vicino di fare. Via Marina Vecchia 5. Ti aspettiamo!